Le estorsioni su OnlyFans sono solo la punta dell'iceberg. Io ve l'ho sempre detto, ascoltate Serafino Massoni, state alla larga dalle luci rosse, alla larga, perché o si finisce in miseria o si finisce in galera. Vogliamo sentire. Nelle scorse settimane, anche sulla stampa mainstream, si è parlato del caso di Lori, sex worker su OnlyFans, che è stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver estorto fino a 130.000 euro ai propri clienti. Dalle dichiarazioni che sono state riportate, lei sembra aver ammesso in qualche modo la propria colpa, dicendo che se fosse tornata indietro non si sarebbe comportata allo stesso modo, ma allo stesso tempo si è giocata un po' la carta del vittimismo, tirando in ballo il fatto che è stata abbandonata dai genitori quando è rimasta incinta a 17 anni e che quindi avrebbe deciso di accedere al mondo del sex working per motivi economici. Ma se questa storia non è così assurda, lo diventa nel momento in cui si accosta a una situazione di miseria a una estorsione di centinaia di migliaia di euro. E il punto è sempre questo. I soldi facili, tra virgolette, che si possono fare su OnlyFans possono diventare una vera e propria dipendenza per gli OnlyFans. I soldi facili. Non ci sono i soldi facili, cari amici. Se uno vuol fare i soldi facili, vuol dire che ha imboccato la strada che porta nelle patrie galere. È da tanto tempo che vado dicendo queste cose. È stato l'amico Alessandro Arcangeli che mi ha informato di questa simpatica situazione. Ok, cari amici, dovete ascoltare sempre i consigli di Serafino Massoni.